Andrea Ferrari, vicepresidente della cooperativa Idee in Fuga. Dicevamo prima con Carmine, oggi un evento unico all'interno del penitenziario di San Michele. Come è nata l'idea e gli obiettivi sono importanti? Assolutamente sì, unico perché siamo riusciti finalmente a mettere su questo lupoletto, volevamo festeggiare con la città, ci siamo riusciti perché oggi ospitiamo più di 300 persone, ci sarà anche con noi il ministro Marta Cartabia e la cosa ci fa molto onore. L'obiettivo è quello di fare in modo che il buono che viene da dentro esca il più possibile. Abbiamo voluto il più possibile che il lupoletto fosse sulla strada, fosse visibile dall'esterno per far vedere che i muri verdi sono muri di congiungimento. Il luppolo cresce fino a 8 metri d'altezza ed è un frutto molto importante per una bevanda che in Italia piace sempre di più, che è la birra artigianale, e quindi tutto quello che i ragazzi stanno facendo ha permesso questa giornata, insomma, che appunto apriamo alla città di Alessandria. Dicevamo prima dell'importanza del lavoro, c'è la bottega, ci sono i prodotti anche della terra o che arrivano da Alessandria e anche da altre parti d'Italia. È un progetto molto ampio il vostro. Sì, la volontà è quella di fare in modo che ci sia un'unione tra il dentro e il fuori le mura, e quindi il lavoro che viene fatto all'interno possa uscire e possa rientrare, quindi uno scambio di materie prime, di prodotti ottimi. Noi facciamo una birra coltivando un luppolo qui in un birrificio importante, che è il birrificio Tornasse di Centallo, che ha sposato il progetto sin dall'inizio, e questa cosa ci fa molto piacere. Sono qua con noi proprio oggi a festeggiare con questa prima raccolta che faremo tra un paio di giorni, e quindi assolutamente abbiamo la bottega sulle mura del carcere, una bottega in centro città, diamo da lavorare a 11 detenuti, anche nelle nostre due falegnamerie, una interna e una esterna al carcere, quindi cerchiamo di creare lavoro e cerchiamo di far capire che comunque è solo tramite il lavoro che una persona si può riscattare, può crearsi una nuova vita e può cambiare appunto la sua posizione in meglio. Grazie.